trovato un video tag che io, nonostante faccia YouTube da anni, non so ancora cos'è un video tag, cioè perché si chiama video tag e non, vabbè, non lo so. Comunque si chiama le 100 domande che nessuno osa fare. Quindi ho detto: oddio, non osare. E quindi adesso andiamo a vedere cosa c'è di tanto scabroso. Ma prima che vi ricordo di acquistare il mio libro, è un libro meraviglioso, e ci vediamo domenica a Firenze in via De Cerretani alla libreria Ips più libraccio alle 15:30, e settimana prossima, sabato 25, a Milano alla Mondadori di via Marghera, sempre alle 15:30 per il firmacopie. Iniziamo subito questo video tag. Dormi con le porte dell'armadio aperte o chiuse? Madonna, che nessuno osa chiedermelo, eh. Boh, cioè chiuse, ma io neanche ce l'ho l'armadio in camera, quindi anche se sono aperte non le vedo, non lo so. Prendi gli shampoo e i saponi dagli hotel? Ovvio. E quando tipo non ci sono, io faccio: buh, ma che tirchioni, manco un campioncino me danno. 3. Dormi dentro o fuori dalle lenzuola? Dentro, ma che domande sono? Hai mai rubato un cartello stradale? Non mi ricordo, non penso. Un cartello, proprio un cartello? Vi dico no, però non lo so, non mi ricordo. Ti piace usare i post-it? No, io li odio, non incollano niente. Mi sente quel gioco che ti attacca il post-it in fronte? Come ci riuscite? A me mi si scolla. Vabbè, a parte c'è la frangetta, infatti me lo metto qua. Vabbè, comunque i post-it no, io li odio, inutili. Per me potrebbero non esistere e non cambierebbe nulla. Hai mai tagliato i coupon per poi non usarli? Sì, quelli del Burger King nelle tovagliette, ogni volta faccio: oddio, c'è questo, lo riutilizzo, ma poi c'è l'applicazione. E allora te li vedi da lì. Cioè, di solito li ritaglio e li metto nel portafoglio. Infatti l'altro giorno ne ho trovati certi scaduti nel 2012. Io volevo provare a rifilarli, un giorno ci proverò. Preferiresti essere attaccato da un orso o uno sciame di api? Beh, nel senso che preferirei essere attaccato da un orso, oppure preferirei avere uno sciame di api. Cioè, non mi devono attaccare. Io metto il mio sciame di api in una teca e poi niente. Hai le lentiggini? Ne ho tipo due. Comunque ne ho tipo due sul naso e sembra che sono sporca, ma in realtà sono due lentiggini. Poi d'estate diventano tre. Ebbene, grazie mille, potevate non esserci. Sorridi sempre nelle foto? Assolutamente. Qual è il tuo più grande cruccio? Cos'è un cruccio? Sembra una cosa da mangiare, tipo un biscotto locale, tipo un cantuccio. A me è uscita questa foto. So cos'è caruccio, di certo io. Ti è mai capitato di contare i passi mentre cammini? No, però mi è capitato tipo di non toccare le righe, se stronzate, però conta i passi, no. Hai mai fatto la pipì nel bosco? Sì. Hai mai fatto la cacca nel bosco? Penso di sì, perché ho fatto scout mille anni fa. Ti sei messo a ballare anche se non c'era musica? Ogni giorno. Lo faccio sempre. Io il ballo nel sangue, lo dico sempre. Mastichi le penne e le matite? No. Con quante persone hai dormito questa settimana? Senza contare Svetlana e Sveva, una. Quanto è grande il tuo letto? Una piazza e mezza. Ma perché? Cioè, mamma mia, che ho, che domandone, eh? Qual è la canzone della settimana? Beh, raga, my realness, non lo so, questa canzone di RuPaul mi piace un sacco, e soprattutto adoro Naomi Smalls che balla in quel video quando fa catch. Va bene se i ragazzi indossano il rosa? Dipende da come lo porti. Guardi ancora i cartoni animati? Sì, tipo Rick e Morty, è la mia serie TV preferita, praticamente diventata. Qual è il tuo film preferito? Come ti spaccio la famiglia? Dove nasconderesti un tesoro se ne avessi uno? E che to vengo a dire a te? Cosa bevi a cena? Acqua. In cosa immergi chicken nuggets? Dipende se mi gira la maionese o la salsa barbecue. Di solito mi più maionese, e tipo se c'è la scrocco a qualcuno, se no sì, maionese. Poi quella del Mac, che buona! Qual è il tuo cibo preferito? Non lo so, le lasagne surgelate di Giovanni Rana. Che film guarderesti più e più volte? Come ti spaccia la famiglia? L'ultima persona che hai baciato ti ha baciato? Purtroppo non Jose. Sei mai stato un boy girl scout? Sì, purtroppo, io non volevo farlo. È stato orribile. Diciamo, la vita di campeggio non fa assolutamente per me, neanche camminare per chilometri. Poseresti mai nudo per una rivista? No. Quando è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a qualcuno? Valgono le email? Non lo so, veramente non lo so. Sai cambiare l'olio in una macchina? No, però so vedere il livello. Cioè, a che livello sta, insomma. Mi hanno chiesto l'esame della patente e quello mi ha detto: come si misura l'olio? Ho fatto: beh, devi tirare fuori e devi vedere che è sporco fino a una certa. E lo fa: una certa che? Tipo, beh, un pezzo. E quanto? Io tipo: ma che ne so, un centimetro. Quello ha detto: fino alla lineetta. Sì, la lineetta. Beh, regà, lo sapevo, solo che, cioè, quello mi ha detto così, allora, cioè, boh, vabbè. Ma hai ricevuto una multa per eccesso di velocità? No. Ma hai rimasto senza benzina? No. Ma tutto questo perché io non ho una macchina, quindi è inevitabile. Panino preferito? Ma da che in generale? Mi piace un sacco la rosetta col salame Milano, perché è figa, sono Milano qui, eh. La cosa migliore da mangiare a colazione? Io non faccio colazione, perché se mi sveglio di mattina mi è da sbrattare, quindi l'acqua, l'acqua. A che ora vai a dormire?
Non lo so, stanotte sono a letto alle 4. Ragazzi, basta cazzeggiare su internet. Sei pigro? Sì, tantissimo. A volte non mi va di mangiare i biscotti perché non mi va di masticare. Quando eri bambino, da cosa ti vestivi ad Halloween? Boh, mi ricordo che c'avevo una parrucca energetica. Che sembrano proprio i capelli che ho detto. Avevo una parrucca con due ciuffi qua, lunghi. Qui erano a caschetto e poi c'erano due corna attaccate. Mi mettevo quella. Qual è il tuo segno zodiacale cinese? Non lo so, spero non negli involtini primavera. Quante lingue sai parlare? Allora, l'italiano, l'inglese e un po' il tedesco. Però sono tipo allo ich bin Livia. Hai abbonamenti a riviste? No. Meglio i Lego o i Lincoln Logs? Ma che cazzo i Lego? Sei testardo? Boh, sì. Hai mai guardato soap opera? Boh, cioè mi guardavo Floor, ma non penso sia una soap opera, tipo il mondo di Patty, ste cose. Hai paura dell'altezza? Cioè, più che altro non lo so, cioè non mi piace andare in posti troppo alti. Perché? Perché sta bene qui, ragazzi. Perché andare lì su? Canti in macchina? Boh, dipende, se c'è la musica sì, oppure canti le canzoni da gira, tipo se fanno l'incidente e tutti mi dicono zitta, ok. Canti sotto la doccia? Sì. Soprattutto Jeffree Star. Balli in macchina? Ballare no. Mai usato una pistola? Uè, pistola? No. L'ultima volta che un fotografo ti ha fatto un ritratto? Ma che ne so, quando i rasta? Pensi che i musical siano ridicoli? Ma cosa? Io lo adoro High School Musical. Come potrei pensare che sia ridicolo? Mai mangiato un pierogi? Tra parentesi, ravioli polacchi. No, non mangio pierogi. Torta di frutta preferita? Mi piace la crostata con la marmellata di ciliegie. Beh, è considerata frutta? Ah! Lavoro che volevi fare da piccolo? Mi ricordo che da piccola volevo fare la cameriera. Credi ai fantasmi? Sì. Hai mai avuto la sensazione di déjà vu? Sì. Prendi vitamine giornalmente? Prendo la vitamina C di culo che mi bevo i succhetti. Quello è prendere vitamine, dai. Indossi le pantofole? Assolutamente sì. Indossi un accappatoio? Me sta di che la mia verba sembra un accappatoio. Ma come ti permetti, chicco? Cosa indossi per andare a letto? Il pigiama? Cioè, ma che? Ma io non capisco. Ma chi è che non osa fare queste domande del cazzo? Cazzo. Primo concerto? Uno dei Bring Me the Horizon, quando sono venuti a Roma un po' di anni fa. Carrefour, Auchan e Bennett? Chi è Bennett? È il nome di uno? Dipende, perché l'Auchan è enorme, il Carrefour ci sta pure piccoletto. È ovvio che dipende dalle dimensioni, non lo so, non me lo puoi dire così. Nike o Adidas? Scarpe Nike e vestiti Adidas. Come dice il pagante, tuta Adidas e Nike. Patatine o Fonzis? Perché Fonzis che so? Mele, pere? Che vuol dire? Dipende, patatine fritte, quelle là che ci mettiamo maionese, sì, se sono le patatine nella busta, no, cioè, ma non lo so, raga. Noccioline o semi di girasole? Ma semi di girasole non ci fanno l'olio, non è queste, magnantaro, noccioline. Ma hai sentito parlare del gruppo 3SBN? No, preferivo 4 Small. Ah, ma hai preso lezioni di ballo? Io sì, per degli anni ho fatto hip hop. Che lavoro vuoi che faccia il tuo futuro coniuge? Voglio che sia il proprietario di 1000 banche, così saremo ricchissimi e io posso oziare per tutta la vita. Sai arricciare la lingua? Sì. Hai mai vinto una gara di spelling? Ma esistono? Cioè, possiedi dei dischi? Ma dici i giradischi? No. Possiedi un giradischi? No. Bruci incenso regolarmente? Prima sì, era una dipendenza a cui non potevo fare a meno, ma adesso per fortuna ho smesso. Ma è stato innamorato? Io ogni giorno ci provo con Jose e lei non me la dà. Purtroppo l'amore è cieco, ragazzi, quando si innamora di una bonazza del genere. Chi vorreste vedere in concerto? I Little Big vorrei vedere, quelli. Qual è stato l'ultimo concerto che hai visto? Forse Izzy. T'è caldo o t'è freddo? Beh, dipende, cioè c'è quello caldo e quello freddo, cioè tutte e due, madonna. Tè o caffè? Tè, a me il caffè mi fa schifo. Zucchero o sneaker dodle? Biscotti alla cannella. Ma che vuol dire? Allora, sale o crackers? Cioè, che vuol dire? Condisci la pasta con i crackers? Vabbè, zucchero ovviamente. Sai nuotare bene? Ma che ne so, non nuoto da anni, però ho i brevetti, forse, sì. Sei paziente? Sì, quando vado dal medico devi essere sempre paziente. DJ o band a un matrimonio? Ma guarda, io mi immagino il DJ. Chi non alza le mani non arriva domani. In applauso pa' sposa. Sì, forse è quello. Mai vinto un concorso? Concorsi no, mai. Avete mai fatto un intervento di chirurgia plastica? No, ma quanto vorrei rifarmi questo naso sceno. Prima o poi me lo rifarò, dannazione, devo solo trovare del tempo. Quali sono le olive migliori? Nere o verde? Ma che... perché non dovresti usare? Perché? Ma io sono scomma. Ma chi le ha scritte queste domande di merda? Non lo so, dipende. Quelle nere mi piacciono, pure quelle verdi, cioè dipende dai momenti, hanno gusti differenti, non si può decidere. Sai fare maglia o uncinetto? No. Stanza migliore per un camino? Beh, sicuramente il bagno, che mentre caghi ti bussano, scusa, no, puoi mettere le salsicce sul fuoco così si cuociono. Ma che vuol dire?
vuoi sposarti? Ma non lo so. Sei sposato? Da no, non sono sposato. Qual è stata la tua cotta alle superiori? Mi piace un sacco Andy Six, il cantante dei Blackberry Brides, che adesso ho scoperto sia Andy Black, non so che fine ha fatto. Piangi e fai capricci fino a quando non ottieni quel che vuoi? Beh, solitamente inizia a fare dai, ti prego, dai, dai, dai. E funziona sempre. Oppure faccio tipo, ok, va bene, non lo voglio più. Finché non dicono dai, te lo prendo, ok, sì. Cazzeggiamo ovviamente. Hai figli? No. Vuoi bambini? No. Cioè, ora come ora non lo voglio in figlio. Cioè, che palle. Nel senso, so che i figli sono le cose più belle del mondo, ma ora come ora no. Ti manca qualcuno in questo momento? Sì. Chi? Sto cazzo. E niente, questo era il video tag le 100 domande che nessuno osa fare. Finalmente mi hanno osato fare queste domande, ragazzi, che veramente super private, super intriganti, soprattutto la cosa delle olive. Se avete altri video tag del genere a cui volete che io risponda, ditemi come si chiama, così lo cerco. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.